Sembra che stiamo storti. No? Perché? Vedi, attrezza il telefonino. Sentiamo che cosa ci dicono. Ecco, sì, no. Tienilo così, dai. Tienilo così, non fa niente. Tienilo così. Stava storto. Ok. Sì. Ok. Ciao a tutti. Sì. Aspettiamo. Aspettiamo un po'. Fateci sapere se per favore mi mettete in piedi o mi mettete stesa. No, non si può tenere orizzontale. No, perché è sicuramente il Viene telefono. storto, non si può. Sì. Ciao. Ciao Marilena. Ciao, la zia Franca. Ok, ci siamo, dai. Possiamo iniziare. Dobbiamo svelare Già già l'ho l'hai scritto. Eh scritto. sì. Sì. Quindi, avevo detto che non me lo dicevo, invece poi l'ho messo nel post e adesso lo sapete. Che cosa poteva essere se non il timballo? Le altre pietanze che voi avete nominato non sono tipiche di Conversano. Il timballo invece sì. Nelle mie ricerche, questa pietanza è difficile, non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho trovata solo a Conversano, quindi è di Conversano. Ecco perché è l'unico paese in cui fanno il timballo così come lo facciamo noi, con tutti questi ingredienti che adesso vi mostrerò. Ok? Quindi era facile da capire chi era il timballo, perché quello è che si fa solo a Conversano. Allora. Grazie Domiziano, grazie. Ok, allora iniziamo. Innanzitutto, che cos'è il timballo? È una pasta al forno che viene cotta, io la cuocerò sempre nel tegame di terracotta, però voi potete cuocerla nel tegame che avete a disposizione. È formata da diversi strati di pasta con tantissimi ingredienti, quindi per quelli a dieta non è per voi. Anche se voi volete un pezzettino dovete mangiare, non è che vi dovete mangiare tutta la tiella, quindi Invece di fare mezza invece di fare il porzione, bis, non fare fai più il il bis. doppio. Ecco, che poi quelli che stanno perennemente da dietro sono quelli che, no, madonna, è poco, però poi si mangiano pure le gambe del tavolo, fra parentesi. Quindi, allora, quali sono gli ingredienti? La tagliatella, che io già ho sbollentato, è parzialmente condito con un po' di ragù. Poi, il ragù fatto con pezzi di carne intera, cotta, io sempre nella terracotta, e ora vi dirò come lo faccio io il ragù. Io non vi sto dicendo come si fa il ragù, perché ogni casa ha la sua ricetta. Io vi sto dicendo come io faccio il ragù e come lo faccio con mia nonna. Quindi, io lo faccio così. Voi naturalmente, se siete abituati a farlo in un'altra maniera, continuate a farlo nella vostra maniera. Io non vi devo insegnare a voi come fare il ragù. E io sto solamente rispolverando i ricordi e basta, non è un Una insegnamento. prossima lezione. Ok? Il ragù, le polpettine di carne che stanno qui, che come vedete devono essere piccole piccole. Ciao mamma. La carne sfilacciata, la mozzarella sfilacciata, il formaggio grattugiato e la mortadella, quindi pochissime calorie, niente di grave, Leggero, leggero. leggero, una cosa light, anche se poi dalle ricette della tradizione non possiamo pretendere il light, perché light non c'è niente della tradizione. Ora, come iniziamo? Come ho fatto il ragù? Qualcosa Io, la favoletta purché non è light, e c'è perché è l'olio fritta, e vabbè. quindi io come faccio il ragù io? Metto l'olio in tegame di terracotta,
lo faccio riscaldare leggermente, aggiungo i pezzi di carne. Io non aggiungo né cipolla, né sedano, né carota, aggiungo solamente delle foglie di alloro. Lo faccio rosolare per bene, non aggiungo né sale né pepe all'inizio, niente. Lo faccio rosolare per bene e poi lo sfumo con il vino bianco. Quando il vino bianco è ben sfumato, che al naso non si sente più l'odore dell'alcol, aggiungo la passata di pomodoro. E così abbiamo fatto il ragù. Poi le polpettine. Io le polpettine le faccio senza uova, perché non mi piace l'odore dell'uovo nella pasta. Però voi, se siete abituati a mettere le uova, fate come volete, non lo ripeto più. Ognuno ha la sua ricetta. E non significa che io, perché la sto dicendo qui su Facebook, la mia è migliore delle vostre. No. Ognuno ha la sua. Tranquilli. Quindi, queste sono le mie polpettine che ho fatto con carne, formaggio, prezzemolo, sale e pepe. La ricetta comunque nel link per chi la volesse leggere. La carne sfilacciata e poi la mortadella e la pasta. La pasta deve essere cotta al dentissimo. Come vedete, appena appena si piega. Questa naturalmente è stata un 5 minuti qui nella coppa, un po' ha continuato a cuocere, non è proprio al dente, ma deve essere proprio... Mia nonna diceva, appena riesco a fermo l'acqua, dopo che avete la pasta, libra la pasta, deve essere cruda. Quindi, ora iniziamo a formare gli strati del nostro timballo. Dimmi, c'è tu mi devi dire qualcosa? Posso andare? Ok. Iniziamo aggiungendo la salsa del ragù sotto al nostro tegame. Io ho messo la salsa. Ora, alla pasta, che cosa aggiungiamo? Il formaggio. Ci sono dei pezzi di formaggio intero, va bene. Un po' di formaggio per condirla un po' già all'inizio. E quindi... Tipo di formaggio? Io sto usando il parmigiano, voi utilizzate quello che volete. Ora, questa qui, siccome noi faremo due strati, dividiamola idealmente in due, così. E ne prendiamo metà. E andiamo a formare il primo strato, così. Mi raccomando, la pasta non deve essere abbondante, altrimenti poi nella cottura aumenterà di volume e otterremo una tiella veramente troppo piena. Allora, questa qui è metà più o meno della pasta che io ho bollito. Ora, chi lo sa come si chiamano gli strati, tu non lo dire, come si chiamano gli strati di pasta in dialetto? Almeno io parlo come li chiamava mia nonna, eh? Ok, ho preso metà della pasta che avevo condito. Chi l'ha scritto? Nessuno. L'hai detto tu. Ho tentato di non dirlo. Ma che ti fa? Non lo sa nessuno. Ho tentato di non dirlo. Cioè, lo sanno dopo che l'avevo. Vabbè. Allora. Quindi, ora, abbiamo messo la pasta. Andiamo a mettere le polpettine. Le polpettine, come tutto in questo piatto, devono essere abbondanti, perché ogni pezzo deve avere tutto. Quindi, non pensate alle calorie, non pensate a niente, non vi preoccupate, una volta ogni tanto si mangia questa pasta, non si mangia sempre. Allora, dopo delle polpettine andiamo con la carne sfilacciata. Ora io non la sto mettendo con le mani perché sennò mi sporco tutte le mani e poi devo andare sempre a lavarmele, perché è una cosa che non sopporto. Mettiamo la carne sfilacciata, questi sono i pezzi del ragù che ho sfilacciato e ho condito solamente con un po' di sugo in più e basta.
Che tipo di carne è questa? Aspetta che non mi ricordo il nome, come ti ho detto stamattina? La certo. Credo che sia proprio quello, sì. Ok, abbiamo messo questo, lascia stare, non ti preoccupare. Ora mettiamo la mozzarella. Anche la mozzarella è stata sfilacciata. Adesso sono costretta a usare le mani perché prendere la mozzarella veramente con la forchetta è assurdo. Ora, che cosa si mette? Ancora. Un po' di formaggio. Non ne sto mettendo assai, eh? Se vedete bene non è tantissimo. Poi ognuno fa come crede. Questa è, la mangeremo noi, quindi tranquilli. Mettiamo un po' di sugo. Così. Pupettine sono fritte? Sì, fritte, rigorosamente fritte. La tradizione vuole rigorosamente fritte, però nessuno vi vede a casa vostra se le cuocete nel forno e nessuno vi dice niente. Le potete cuocere nel forno tranquillamente, alzate il forno al massimo della temperatura così poi non esce l'acqua di cottura della carne e quindi alzate il forno al massimo della temperatura e mettete le polpettine in forno quando il forno è caldissimo. Così subito si sigillano e non esce tutto il gusto della carne, il sapore della carne. Okay. Mettiamo la carne, l'altro sugo e ora la mortadella. La mortadella, non il prosciutto, la mortadella. Uno strato di mortadella? Sì, uno strato di mortadella. Un sciuc di mortadella. Ecco qua. E ora ricominciamo con la stessa cosa. Ora io ho preso un tegame troppo piccolo oggi. Non fa niente. Quindi andiamo a mettere la pasta. L'altro strato. L'ultimo, l'unico. La pasta che era rimasta nella ciotola. Così. E aggiungiamo di nuovo tutto quello che abbiamo a disposizione. Quindi le polpettine. Che carne, abbiamo già risposto? Che tagliatelle vanno? Normali? La tagliatella, non i tagliolini e nemmeno le pappardelle, proprio c'è scritto tagliatella sulla busta. Non mi fate dire il nome della pasta, della marca della pasta, per favore. C'è scritto proprio tagliatella. Non all'uovo. No, almeno mia nonna non la utilizzava all'uovo. Voi poi siete liberi di fare come volete. Quindi, normale, no. Tagliatella normale. Sì, la tagliatella normale. Secca. Secca. Se utilizzate la tagliatella all'uovo, che vi piace la tagliatella all'uovo e volete provare, dovete mettere molto più liquido perché altrimenti vi verrà asciutta. Non va bene, non va bene. No, non va bene. E basta, non va bene e basta. Per me no. Ripeto, io dico quello che ho visto fare io e come l'ho fatta, l'ha fatta sempre mia nonna. Ognuno poi. E ci siamo quasi. Abbondantissima, proprio. E è finito tutto il condimento. Lo aggiungiamo qui. E ci siamo.
Bene. Tutto è bene. Quel che finisce. La mortadella non ci serve più, ci serve la mozzarella. Chiudiamo con la mozzarella, anzi, prima il formaggio. Non sciocco il formaggio. Meno male che ti avevo detto non lo dire, figurati se ti dicevo di no. L'ho detto loro anche. Dopo di te. Allora. Non avevano capito, sentito. La mozzarella. Beh, basta, ciao. Che poi veramente è troppo. La mozzarella. E poi... Bimo la farò a Washington. Ah! Però non c'ho né la teglia né la tagliatella. Né la teglia né la tagliatella. Vabbè, uscirò, a te ti perdoniamo, la puoi fare. Le linguine. Linguine, vabbè, non fa niente. Con quello che hai a disposizione. Però già che porti conversare a Washington... Hai fatto una focaccia che era pazzesca. Vedere la focaccia a Washington, basta. Allora. Porti via al presidente. Sì. Là sta a Washington il presidente. Lo buttiamo, ma... Allora. No, non è buono, non è buono. Dai, no. Ora, guarda, che cosa facciamo per terminare la pasta al forno? Il ragù, il sugo del ragù. Quindi. Io il sugo, come vedete, l'ho diluito un po'. Non è denso come quando ha finito la cottura. Ho aggiunto un po' di acqua di cottura della pasta per renderlo un po' più fluido. Altrimenti diventa troppo denso poi cuocendo di nuovo nel forno. Come si fa a capire se il sugo che abbiamo messo è sufficiente? Innanzitutto andate negli angoli a mettere il sugo perché è dove il sugo non arriva facilmente. Così. Come si fa a capire se è sufficiente? Dobbiamo fare così. Come vedete non si muove ancora. Ci vuole ancora... Scuotere. Sì, scuotere la teglia. Ci vuole ancora un po' di sugo, soprattutto qui. La scatoletta. La scatoletta. Facciamo la fine. Aspetta, tu quando è pronto... Ah, avvisami. No, a Trump. Al massimo posso portare le uova variate. Bravo. Già l'abbiamo detto. Bravo, bravo. Niente a quello. Ok, facciamo così, apriamo un po' la nostra pasta, io vi sto facendo vedere tutto quello che faceva mia nonna, tutto, nonostante mi accusino di dire troppo. Ora è pronta, vedete? Si muove, è pronta, cioè si muove, basta, quello mi viene di dire, quello dico. Ora, io devo pulire qui perché sennò... Nella cottura questa cosa qui si brucia e mi dà fastidio. Quindi, eccola qui, la pasta al forno, pronta per essere cotta. Pasta al forno, il timballo. Il timballo, vabbè, è sempre una pasta al forno, pronta per essere cotta. Bravo, il regista, sì. Tipo di pasta? Eh? La pasta, che tipo di pasta? La tagliatella. Tagliatella. Fresca, secca, l'uovo, semplice. L'ho detto adesso. Sì, la pasta secca, tagliatella, non all'uovo. Non posso dire la marca della pasta, però c'è scritto proprio tagliatella. Se tu riprendi qui, io vado a prendere il numero della tagliatella e glielo do. Tu gira, ti vedi là, sta scritto il numero della tagliatella, lo vedi? Se poi qualcuno andava. Vabbè, non me lo ricordo ora il numero. Oh, qualcuno faceva, però, lo faceva all'uovo. Però, devo dire, mia nonna faceva a volte anche paglia e fieno. Che era buonissima, quindi sì. Quella che era anche verde. Già è verde. Già è verde, quindi sì. Sia quella che quella. Però ripeto, questo è ciò che faceva mia nonna, eh. Poi nelle case vostre io non so che cosa, come cucinavate. Io sto dicendo la ricetta di mia nonna. Questo è, ok? Poi beh, si può variare secondo sì, i propri gusti. Sì, ora lo dico, per quanto tempo in forno? Allora, per cuocere la pasta al forno io seguo lo stesso metodo che ho seguito per la tiella e patate lisse e cozze. Cioè... Metto un foglio di carta forno bagnato e strizzato bene e poi un foglio di carta stagnola per far aderire bene la carta forno alla teglia.
Questa a 200 gradi, io la metterò al massimo perché il mio forno è il forno di Barbie, quindi deve andare al massimo. Ora, la mettiamo al massimo, dovrebbe stare una 50, 40 minuti circa. È pronta quando vedete che il sugo non ce n'è più e la pasta è cotta. E quindi togliete la carta forno e la carta stagnola e fate andare di grill per farla abbrustolire. Ok? Ora vedo subito il numero della pasta. Un attimo solo. 91. Io accendo il forno nel frattempo che me l'ho scordata. 91. Tagliatella 91. La pasta, avete capito qual è la marca della pasta, No, ok? no, Non la no. posso dire. Va bene? È pronta per essere cotta. Non ci ha dato neanche un pacco di pastine, figurati, diciamo. No, che c'entra questo Vabbè, fatto? È oggi perché non si può sennò fare poi pubblicità. No, non possiamo caricare il video su sì. YouTube, solo per questo che non lo voglio No, dire. Non lo posso dire perché se sentono il nome vabbè. No, allora abbiamo detto il numero è 90. 91, 91. 91, Tagliatella, sta scritto su, tagliatella, sta scritto tagliatella. tagliatella numero 91, Poi, se 91. uno Ah, vuole fare poi più piccola, più potete usare i stretta, più... tagliolini se a voi vi piace. Questa è, io sto dicendo, la tradizione che ho visto fare a mia nonna. Poi ognuno deve adattare le ricette che legge al proprio gusto. Se a voi non piace il parmigiano userete il grana, se non vi piace, vi piace un sapore più forte userete il pecorino. Qualche variazione Sì, qualche si può variazione fare. la potete fare. Sì, io metterò al massimo della temperatura, almeno finché non inizia a bollire. Quando inizierà a bollire, abbasserò un po' la temperatura, solo perché il mio tegame è di terracotta ed è veramente spesso. Se non metto al massimo della temperatura, stiamo bene 3 ore per cuocere, solo per quello. Va bene? Grazie, scusa, arrivata tardi. La tagliatella, sì, la tagliatella l'ho sbollentata giusto 2 minuti. Appena il nido si è disfatto, io l'ho tolto dall'acqua e l'ho scolato e l'ho messo in una ciotola. Sì, appena sbollentato. Dimmi, leggi tu i commenti? O li leggo io? Leggete. È quella. Scusami, la pasta è leggermente cotta. Sì, l'ho detto adesso. La carne è. La certo. Buffa. La certo, Rachel. In dialetto, Rachel, mi ricordo che diceva mia nonna. Almeno adesso mi ricordo Dal così. macellaio, basta Comunque, passatela al dire macellaio. La carne da la sfilacciare. canna Per il per ragù da ragù da sfilacciare. sfilacciare. E lui vi saprà consigliare bene, tranquilli. Più penso che ci siamo. No, Chiarita, 91 sta scritto, non sta scritto 95. Ok, comunque 91. Cottura sopra e sotto? Sì, anche ventilato. Penso che abbiamo detto tutto. Ditemi voi se avete qualcos'altro che volete chiedermi. Grazie Lisa. Sì, è proprio lei. Ok, quindi ripetiamo un attimo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto il timballo conversanese, pietanza tipica delle feste conversanesi, Natale, Pasqua, ma soprattutto la Madonna della Fonte. Almeno nei miei ricordi da bambina e nelle mie ricerche ho trovato che era il piatto tipico della Madonna della Fonte. E infatti io mi ricordo che mia nonna si svegliava prestissimo il giorno della Madonna della Fonte, faceva il ragù, faceva le polpettine, preparava tutto, ma veramente presto. Cuoceva la pasta al forno, una volta cotta la avvolgeva in una tovaglia e poi in una coperta e la teneva da parte per mangiarla dopo la processione. Almeno questo è ciò che ho vissuto io, penso che è ciò che abbiate vissuto tutti quanti voi. Una volta che poi tornavamo dalla processione, festa grande, aprivamo questa tovaglia e voilà, usciva questa teglia enorme così di pasta al forno perché noi eravamo tantissimi e mangiavamo la pasta al forno. Piccolo particolare, io e le mie zie litigavamo per chi doveva prendere la pasta più bruciata, più cotta, più arrostita, più croccante e questo per noi era già il massimo della gioia. Le questioni speciali, le Sì, feste sì, importanti, sì. Mia nonna, vabbè. diciamo che
veramente si prendeva cura di noi tramite queste cose, con cioè così si prendeva cura di noi, ci dava veramente amore, così prendendosi cura di noi attraverso il cibo, ma non perché il cibo fosse tutto, ma perché tramite il cibo lei riusciva a farci capire quanto ci voleva bene. Pensate un po' che eravamo 11, erano 11 figli, più due di ritorno, quindi io e mia sorella. Lei, se qualcuno di noi non mangiava quella pietanza, lei gliela cucinava a parte. Cucinava una cosa diversa. 11 figli, più due di ritorno. Sì, cioè, due di ritorno, io e mia sorella. E nipote. Quindi, ecco. Ora, cugino, ah, va bene. Ora, a Milano il capocollo. No, 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 no. In che senso il capocollo? Il capocollo per fare il ragù? Scusate, ma io devo leggere i commenti qui perché non si vedono bene sul telefono. Non lo so, non hai, che cosa hai detto? Il capocollo per fare il ragù? Vabbè, poi ti rispondo. Ok, va bene. Dimmi, regista. Okay. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto? Sì. Va bene? Penso che ho detto tutto, quindi. Buona festa del 1° maggio. Dimmi. Se vuoi ripetere gli ingredienti. Sì, allora, gli ingredienti sono la pasta sbollentata qualche minuto, le polpettine che io ho fatto solo, comunque la ricetta è nel link in descrizione, le polpettine che io ho fatto solo carne, formaggio, prezzemolo, sale e pepe. Io nelle polpettine non metto né le uova e nemmeno l'aglio, però è un gusto mio personale, voi potete fare come volete. Poi la carne sfilacciata del ragù, le mozzarelle, la mozzarella sfilacciata, il formaggio e la mortadella. Questo è tutto. Il primo strato è fatto di pasta, dopo aggiungiamo le polpettine, la carne sfilacciata, le polpettine, la carne sfilacciata, il formaggio e poi copriamo con la mortadella. Poi di nuovo la pasta, poi le polpettine, la carne sfilacciata, il formaggio e la mozzarella. E poi concludiamo con il sugo finché la nostra teglia si muove. Dimmi. C'è qualche nonno che non cucinava niente. Qualche nonno che non preparava niente, vabbè. Dipende, mia nonna. Dipende dalla nonna. Mia nonna era il top dei top su tutto. Quindi noi abbiamo mangiato di tutto da lei. Forse c'era qualche motivo particolare per cui non preparava niente. Non credo che non volesse preparare niente. Vabbè, non tutte le nonne sono uguali. Vabbè, ci sono anche quelle che magari a cui non piace cucinare, dobbiamo mettere a conto pure questo, non è che a tutti quanti piace cucinare, però io la faccio sempre bene. Quanti ricordi che hai? Sì. Ok. Ok. Bene, abbiamo finito, quindi buon 1° maggio a tutti e ciao. Quindi avete tutto il tempo per preparare, sì, la domanda? Sì, avete il tempo per preparare la domanda se volete. Cioè, chi non avesse avuto, sì, okay, una madre, una nonna, come fare? Vedete, okay, il video. Beh. Ciao!